È stato ufficializzato questa mattina il passaggio a Fratelli d'Italia dell'ex forzista Fabrizio Rapposelli. Sono estremamente contento di questo rientro, di questo ritorno a casa, nel senso che per me Fratelli d'Italia rappresenta la naturale prosecuzione di una mia precedente esperienza in Alleanza Nazionale e quindi sento proprio dentro tutti i contenuti che questo partito esprime e porta avanti veramente da tempo. Inoltre in Fratelli d'Italia io ritrovo un gruppo assolutamente coeso di amici innanzitutto e secondo di amministratori capaci, lungimiranti e soprattutto molto concreti nell'amministrazione della cosa pubblica. Io ho avuto in passato una lunga esperienza dal 2009 al 2014 come vicepresidente della provincia insieme a Guerino Testa, che era il presidente, io ne ero il vice, assessore all'edilizia scolastica. Credo che col mio ingresso oggi e quindi con il fatto che Fratelli d'Italia acquisisce di fatto il gruppo più importante come opposizione all'attuale amministrazione di centrosinistra, questo è sicuramente un buon viatico per le prossime elezioni amministrative di Pescara che si terranno il 26 maggio. Con l'occasione il partito di Giorgia Meloni ha presentato un'iniziativa per coinvolgere la cittadinanza sui temi da affrontare per migliorare Pescara. Iniziamo con questi gazebo che andremo in tutti i quartieri della città di Pescara ascoltando la gente, non imponendo le nostre volontà ma ascoltando quello che la gente vuole. Abbiamo 15 quesiti da porre alle persone, raccoglieremo dati, informazioni, opinioni per far sì che chiunque sarà il sindaco di Pescara metta in programma determinate cose su cui Fratelli d'Italia non sarà transigente.